Roberta Greganti, attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio. Roberta, lei si iscrive all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico nell'anno 1974-1975. I docenti sono Orazio Costa, Giorgio Presburger, Andrea Camilleri. Può darci un ricordo di questi maestri e dell'atmosfera che si viveva in questa fucina di artisti in riferimento anche alle scuole di recitazione oggi? Sì, beh, credo che all'epoca non ebbi dubbi, dopo aver fatto il liceo classico e mi sono comunque, avevo questo desiderio da bambina, leggevo moltissimo, quindi il mio mondo era pieno di fantasia e di immaginazione, quindi credevo che solo in quell'ambito io avrei trovato la mia realizzazione, la mia felicità, per cui mi piaceva moltissimo. Tentai, la mia non è una famiglia di artisti né di quantomeno di attori, e quindi tentai questa prova. Se mi prendono vuol dire che un minimo di talento ce l'ho, se non mi prendono vuol dire che vado a casa e faccio dell'altro. Nel frattempo mi ero comunque iscritta all'università e bene, ho la fortuna di essere presa, l'esame è molto duro, almeno in quegli anni lì lo era, e perciò era l'unico quasi, adesso il centro sperimentale, il piccolo, insomma, all'epoca, insomma, l'unico sbocco, almeno per me, per quel che ne sapevo io, era l'Accademia. Quindi l'esame era molto duro ed era una scuola rigorosa, già i nomi che abbiamo citato lo diciamo in qualche modo. Lo segnalano, Orazio per carità è stato un punto di riferimento, cioè la disciplina di Orazio Costa è qualcosa che non si dimentica e che forse non ho dimenticato, cioè il mio approccio alle cose un po' per natura ma un po' per i suoi insegnamenti è questo. Giorgio è sicuramente la parte più folle, tra virgolette, con molto affetto di quegli insegnanti, ricordo un allestimento di Strindberg meraviglioso dove lui all'epoca la sede era a Via delle Quattro Fontane, lui utilizzò l'intero palazzo per farci scorrazzare sopra e sotto, per fare questo teatro da camera, interpuntando anche con, voglio dire, degli esercizi di stile. Io, per esempio, fui mandata a studiare arpa perché era necessario che in quel punto il mio personaggio, adesso non ricordo neanche più qual era, però, per cui insomma era. E Andrea, l'insegnante dell'ultimo anno, col quale ci siamo diplomati, mi pare facendo Mo Bono gli incendiari, disciplinatissimo anche lui. Insomma, sì, il ricordo di quegli anni è grande attenzione, grande professionalità. Una Ecco. palestra in cui crescere Sì, artisticamente ma anche umanamente. umanamente. Abbiamo parlato degli anni in accademia, anni importanti, anni di formazione. Un ricordo dei suoi colleghi d'accademia e di quelli che poi hanno intrapreso la carriera di doppiatori, doppiatrici e che magari poi ha incontrato nuovamente nelle sale. Domanda imbarazzante, nel senso che potremmo citarli tutti e potremmo, ma se poi me ne dimentico qualcuno, ahimè, tutti bravi, tutti solerti, anche perché la caratteristica era una interpunzione, diciamo, tra i 3 anni, cioè non c'era lo studente di primo anno, quello di terzo, insomma, si lavorava insieme, si facevano molte cose. E tra tutti, però, mi viene in mente di ricordare Giorgio Barberio Corsetti che faceva appunto regia. Il quale era già all'epoca pieno di idee straordinarie, quindi, e questo per quanto riguarda i registi, perché poi attori e registi lavoravano insieme. E poi tra i colleghi doppiatori mi viene in mente, tra colleghi con i quali appunto che erano anche registi, un altro collega illustre, Ennio Coltorti, che oggi ritrovo con grande piacere nelle sale di doppiaggio, che insomma ha fatto molto bene sia il regista che l'attore e il doppiatore. La dimostrazione, insomma, dell'importanza di quella scuola. Sì. E lei appunto si diploma poi nell'anno 76-77. Tra i saggi di fine anno si ricordano due allestimenti di rilievo, Riccardo II e Sogno di una notte di mezza estate. A quale dei due allestimenti ha partecipato o in subordine quando ha incontrato per la prima volta Shakespeare? Mi pare Riccardo II, dove facevo la regina, quindi insomma, non è, se non erro, era forse una regia a quattro mani, uno dei due era sicuramente Ennio Coltorti. Shakespeare lo incontri da subito, ma non è che lo incontri in accademia, questo devo dire. Dovremmo dire forse a questi ragazzi, in generale ai ragazzi, a chi poi per carità volesse, ove mai, intraprendere la carriera dell'attore,
nel senso che questi anni sono così complicati che ci viene da dire che soprattutto in Italia intraprendere questa carriera è molto frustrante perché ha pochi riscontri. Però Shakespeare si incontra a scuola, si incontra nella propria camera, l'ho incontrato prestissimo, credo di aver letto Romeo e Giulietta a 12-13 anni. E quando io ero piccina c'era la televisione, ci aiutava molto, c'erano degli appuntamenti di prosa, mi pare il venerdì o il sabato, che coscienziosamente seguivamo insieme alla famiglia, insomma, quindi c'erano anche degli appuntamenti che ti portavano, per esempio mi ricordo Una donna del mare di Ibsen, di forse la Ghione. E io questo signor Ibsen non l'avevo mai sentito nominare, mi venne voglia di andarla a leggere, quindi c'erano delle sollecitazioni. Poi anche la scuola, io ho avuto degli ottimi insegnanti, quindi probabilmente anche la mia professoressa di lettere, sì, di italiano all'epoca si diceva, però ti faceva fare dei riscontri appunto con altri autori stranieri, insomma. Quindi l'importanza Shakespeare della formazione culturale. Sì, quella è fondamentale. L'attore deve leggere molto, deve poi. Io credo che venga quasi istintivo, perché no, sei sempre alla ricerca di nuove cose, nuove parti, nuove. Quindi. Ecco. Una continua ricerca, sì, artistica, sì, e sì, umana. Quella assolutamente. Dopo il diploma, la sua carriera artistica continua e quando e come entra nel mondo delle voci e perché decide di dedicarsi poi in maniera preponderante al mondo del doppiaggio? Allora sì, lo ricordo bene perché io sapevo che avrei fatto e voluto fare solo teatro, neanche cinema, ero proprio appassionatissima del teatro. Però poi ho fatto una scelta sentimentale, ho deciso di avere mio primo figlio, il quale ha 32 anni, quindi parliamo di un po' di anni fa, io ero molto giovane, ma insomma. E naturalmente ero lì che cincischiavo e dicevo, beh, adesso forse per un po' non potrò fare spettacoli, insomma, era difficile, insomma, ipotizzare. E quindi devo dire che uno dei nostri insegnanti, accadde questo, Lorenzo Salveti, aveva con molta lungimiranza portato, forse al secondo anno, la classe nel mondo del lavoro, e ci aveva portato un giorno alla radio, un giorno e un giorno ci portò anche in una sala di doppiaggio, dove c'era una assistente, Ivana Fedele, che forse con astuzia scrisse da una parte i nomi delle persone che secondo lei magari avevano chissà, e se l'è messo lì. Nel frattempo ero lì con col mio pargolino che cresceva e nella pancia, e un giorno telefonarono a casa dei miei genitori dicendo che il signor Maldesi, che tra l'altro purtroppo è mancato proprio ieri, insomma questi giorni, e che io ricordo con immenso piacere perché ora te lo dirò perché, e mi chiamava per fare un provino su Parte, una prima attrice, il film era 10, Bo Derek, e cercava un'attrice che avrebbe potuto doppiarla. E io ho avuto il grandissimo privilegio e la grandissima fortuna, perché anche quella nella vita ci vuole, di vincere questo provino. Quindi sono entrata, no, ero assolutamente digiuna, non sapevo neanche di che cosa si parlava. E a mio fianco c'era Stefano Sattaflores, e quindi stavo proprio messa in un parterre de roi. E quindi ho imparato, in realtà non ho imparato, perché io la cosa tecnica, diciamo, credo che sia abbastanza facile da imparare. Io recitavo semplicemente, facevo il personaggio e quindi è andata bene. Per cui sono entrata dalla porta principale, non ho fatto gavetta, diciamo così. Però ha portato l'esperienza teatrale, sì, degli anni dell'Accademia, anche su quella scia che Mario Maldesi cercava sempre di inseguire, sì, di pescare nel teatro per, sì, il doppiaggio. Eh sì, perché oggi sai, quando si arrivano questi ragazzi pieni di buona volontà, ho una bella voce, posso fare il doppiatore? No, non puoi, perché devi saper recitare, magari con una brutta voce, però devi saper recitare. E vorremmo approfondire alcuni dei suoi ruoli nel mondo poi delle voci. Abbiamo parlato appunto di Blake Edwards, ma lei ha doppiato anche Rachel Ward nella miniserie Uccelli di Rovo. Le chiediamo un ricordo del direttore Renato Turi, figura importante della CVD. Renato è un altro punto di riferimento, un padre, un indicatore di percorso, un uomo molto pragmatico perché poi badava al sodo, però insomma, grandi talenti, no? C'è tutta quella scuola lì degli anni, diciamo 30, 40, quelli che hanno poi
loro non esisteva, cioè non venivano, non assurgevano, diciamo, al ruolo perché per strane, erano bravi, sapevano fare, quindi Renato grande, insomma. Altro grande maestro dal quale attingere. Sì. E fino al 1993 lei è la voce di Brooke Logan in Beautiful. Quali furono le motivazioni che la indussero a lasciare la CVD e qual è stato poi il suo percorso successivo nelle varie società di doppiaggio? Allora, il discorso è complicato perché potrebbe essere il mio ricordo diverso dai miei colleghi della CVD. Io, ripeto, in seguito al rapporto con Maldesi, Renato Turi mi chiamò e mi disse: io voglio che lei firmi subito il contratto con noi. Quindi io, per me la CVD è stata una famiglia, ci sono cresciuta, insomma. Mi pare di ricordare che però all'epoca, non vorrei sbagliare perché questo è il mio ricordo, insomma, in maniera assolutamente onesta, la CVD facesse una scelta artistica che non mi soddisfaceva, cioè si occupava moltissimo di serie, cioè, e io, essendo un'attrice, almeno dicono che io sia un'attrice, non so, qualcuno potrebbe smentirmi, ma avevo desiderio anche di fare altre, insomma, di fare altri ruoli, di continuare a fare il cinema, insomma. E quindi mi sembrava che i miei desiderata non corrispondessero più a quelli della società, tutto qua. Quindi, e poi avevo voglia di, perché quando ci si misura sempre nella stessa famiglia, forse si cresce comunque poco, no? E, per esempio, adesso ho fatto, lo dico fresco, nel senso che è notizia di questi giorni, il film che ha vinto Venezia. E il direttore Rodolfo Bianchi, è un film difficilissimo, particolare, perché è un film coreano, e quindi ti puoi immaginare quanta difficoltà ci sia nel appoggiare delle modalità di recitazione italiane a dei volti coreani, che quindi insomma, per cui ecco, in questa maniera l'attore cresce, può continuare cercando di confrontarsi anche con scuole e palestre diverse. Quindi direttori diversi, perché loro ti danno appunto. In anni più recenti le serie televisive hanno preso, diciamo, piede in maniera dilagante, enorme, dilagante, dilagante all'interno del doppiaggio. Qual è il lavoro al quale sente di essere più legata in anni più recenti? Questa è una bruttissima domanda e ti spiego perché. Nonostante io ami moltissimo il mio lavoro, lo faccia con tanta garbo, vorrei dire, proprio perché io difficilmente mi ricordo il nome delle attrici che ho doppiato e il nome delle serie, quindi non mi ricordo quella che sono tante. Mi reputo più portata verso il drammatico, invece poi quando faccio il comico mi dicono che faccio tanto ridere, quindi non lo so. Cioè, quell'ambivalenza, mi piace deve essere di tutti gli attori. Mi piace far tutto, in realtà. In Italia stiamo analizzando in questo ciclo di interviste alcuni fenomeni particolarissimi. Il primo fenomeno è sicuramente stato quello dei registi italiani che hanno criticato molto il doppiaggio, la pratica del doppiaggio, ma poi lo hanno utilizzato in maniera massiccia nei loro film. Vedi Fellini. Beh sì, Fellini era divertente andare, io ho avuto la fortuna di incontrare il maestro che ormai era alla fine della sua carriera. E insomma, andando via a doppiare i film di Fellini, gli attori dicevano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi poi lui diceva: vabbè, non ti preoccupare, tanto poi al doppiaggio lo rimontiamo. Insomma, che lo utilizzava larghissimamente, utilizzando degli attori, per esempio Oreste Lionello, lui lo utilizzava moltissimo, e tanti altri attori. Io mi sono laureata facendo una tesi sul doppiaggio in lettere, e quindi il fenomeno, diciamo, l'ho girato e l'ho le motivazioni, sappiamo, sono tante e diversissime. Certo che sentire una cosa in originale, certo che la freschezza di un attore che dice una battuta come io la posso dire in questo momento, l'originalità è molto difficile ottenerla. Però è anche vero, e noi lo diciamo, stradiciamo sempre, posso leggere Cechov in russo, forse no, quindi tanto vale la pena che lo traduca qualcuno che però lo sa tradurre bene. E qui entriamo in un momento critico, perché oggi il lavoro ha portato un po' dagli anni Ottanta, diciamo dall'avvento delle TV private, questo lavoro massiccio da consegnare, da fare di corsa,
E quindi certo è che si è perso un po', perché quelli che facevano gli attori erano troppo pochi per poter, diciamo, esaurire la richiesta, quindi conoscete qualcuno che... Per cui si sono intrufolate sembra un termine spregiativo, però lo uso, insomma, proprio perché dà il senso di molte figure che magari erano lì per caso, perché appunto dicevano, ma io ho una bella voce, perché no, in fondo, servivano, quindi si utilizzavano. E certo non è la stessa cosa. Io riconosco la differenza quando sento qualcosa recitata da un attore e quando la sento detta da un dicitore. I tempi sono critici, all'arte vengono fatti tagli, e quindi dove andremo a finire non lo so, sono molto preoccupata. Lei, ricordiamolo, è anche direttrice, quindi sì. Si occupa anche della scelta delle voci, sì. Della direzione in sala. E presumibilmente anche poi di lavorare con le nuove leve, quindi certo. Cercare anche di trasmettere questa... E c'è anche, e devo dire che io non so raccontare niente a nessuno, nel senso che non ho la pretesa, la presunzione di poter dire che qualcosa la... ho questo grande istinto forse che mi porta a potergli dire... Segui questo percorso piuttosto quell'altro, fai questa appoggiatura. Tengo moltissimo alla logica, questo sì, perché se no si perde, no? Come quando si legge, infatti i nostri studenti oggi non sanno più leggere a scuola, non osservano le punteggiature, quindi tu alla fine dici, che ha detto? Non ho capito niente. Spesso succede nel doppiaggio, che ha detto? Questa battuta io non l'ho capita, perché non c'era niente dentro. Quindi dentro ci deve sempre essere il famoso sottotesto, no? Ci deve essere nella formazione del personaggio, fosse pure il portiere di albergo che dice buongiorno. Il sottotesto ci deve essere, il pensiero, il retropensiero. Spesso questi ragazzi, non per colpa loro, per colpa nostra, perché la colpa è nostra, cioè sempre delle generazioni precedenti, non sono in grado di capire questo passaggio, quindi non è che loro, non siamo noi che dobbiamo rimboccarci le maniche e dire allora in che maniera, e questo lo dico come madre, lo dico come cittadino, lo dico come direttore di doppiaggio per quel poco appunto che posso raccontare agli altri, e come attore, cioè siamo noi che dobbiamo un pochettino rimettere, no? Quindi ricreare che cosa? Un tessuto morale. E per morale non intendo naturalmente una morale, però proprio un tessuto, un atteggiamento etico nei confronti delle cose in generale e del nostro lavoro. E allora forse un pochino, adesso si sente dire, no? Dice, avrei dovuto educare mio figlio a essere più maleducato per poter vivere in questo mondo. No, tutto affatto, bisogna invece continuare quel percorso lì. E abbiamo parlato di nuove leve, le capita anche a volte di essere diretta da qualche direttore molto più giovane di lei e con relativa esperienza, e come sì. Si pone nei confronti di... Con la stessa disciplina con la quale mi pongo nei confronti, sperando che naturalmente non dica castronerie, se mi sembra, perché poi ha ragione lui, ho ragione io, poi questo veramente il mestiere, cioè l'arte in generale, hanno ragione tutti, non ha ragione nessuno, no? Cioè io guardo Picasso e dico che meraviglia, tu lo guardi e dici che orrore, nel senso. Per cui mi metto sempre molto in discussione, perché questo in maniera molto... diciamo astuta mi fa crescere, perché mi dice questa cosa, come mai vuole questa appoggiatura, magari cresco, no? Sì. E quindi ne approfitto. Abbiamo parlato di crisi del doppiaggio, ma i critici cinematografici sono sempre stati poco cordiali verso il vostro settore, verso il vostro mestiere, anche in tempi molto più risalenti, dove appunto il parco dei doppiatori era veramente di tutte eccellenze. Secondo lei da dove deriva questa avversità nei confronti del vostro mestiere, che non è nient'altro che una specializzazione del mestiere dell'attore? Ti dico, un po' da questa pruderie, diciamo, culturale, radical chic potremmo definirla, per cui insomma uno dice, certo, è molto più divertente leggere, non so, Proust in francese. Certo, sì, lo dicevo prima. Sì, probabilmente sì, perdo dei passaggi, ma devo conoscere la lingua. Il film coreano che citava prima. Capito, come sarebbe possibile, insomma, guardare Pietà se uno non conosce. Sì, lo leggi con i sottotitoli, ma anche lì c'è un problema di traduzione. Ora, la traduzione è molto importante ed è una cosa sulla quale invece bisogna lavorare, perché noi siamo portatori di linguaggio. E quindi, attraverso il nostro messaggio cinematografico, televisivo, pubblicitario, insomma, noi facciamo cambiare i modi di dire un pochino, no? Alla gente ci ascolta e dice, ma perché ha detto, dico per tutti, scioglievolezza, che
inorridisco ogni volta che lo sento, perché poi il bambino giustamente va a scuola e dice: io scrivo scioglievolezza, l'ho sentito alla televisione. E così anche molti modi di dire, noi adesso parliamo come si parla in inglese, con tutti i gerundi, no? Gerundivi, sto andando, sto dicendo, l'italiano ha vado, dico, il famoso presente indicativo che non si usa più, perché... Quindi il problema della traduzione è molto importante. Io, se potessi scegliere, qua ogni volta faccio le riunioni preventive, chiedo ai miei adattatori, perché già sono nella fase di utilizzare delle locuzioni belle, di non ripetere sempre le stesse cose. Io per esempio adesso sto dirigendo una telenovela argentina e mi batto perché il linguaggio sia più, un pochino più, per quanto mi è possibile, per non dire sempre bevi qualcosa Pedro, no? Stai bevendo qualcosa Pedro. E perché poi, ripeto, soprattutto quelle fasce d'età, gli 8 e 13 anni, allora ci vuole attenzione. Noi siamo veramente portatori di linguaggio e dovremmo essere attentissimi a questi passaggi. Quasi si può dire che insegnate a parlare alle nuove generazioni, come la televisione ha insegnato l'italiano nel dopoguerra. Ti ricordi, c'era quel film Cattiva Maestra, televisione Cattiva Maestra, insomma, come, ecco, per esempio la televisione stessa dovrebbe... ma anche internet, cioè ormai poi parlare di televisione sembra stiamo parlando degli anni. Noi abbiamo una grande responsabilità, perché in internet noi veramente, con una, come dire, un lavoro di post-produzione, interveniamo direttamente sulla cultura. E quindi è un fenomeno straordinario, no? Perché quando mai noi, nel senso tutti, possiamo intervenire e dare informazioni e mettere la nostra, dire la nostra, elaborare. Abbiamo visto come in altri paesi questo sia stato produttivo di cambiamenti anche epocali. Per cui, però attenzione, no? Cioè, prima di intervenire ci dobbiamo nutrire. Come ci nutriamo? Con quello che hanno fatto prima di noi, cioè con la lettura, appunto, torniamo, cioè sapendo che cosa è successo prima di noi, insomma, leggere un po' di, per esempio, io non pochissimo tempo fa, ma insomma, mi sono riletto I Promessi Sposi, uno dei miei figli all'epoca lo doveva rifare. I Promessi Sposi è un libro meraviglioso, solo che a scuola lo leggi con le note, per dire, non a caso Manzoni, tu dirai che ovvietà stai dicendo, però in realtà... Cioè, anche attraverso una divulgazione, diciamo, spicciola di queste cose, perché non a caso queste cose rimangono, no? Si dice quasi proprio che dopo che si è letto la prima volta I Promessi Sposi si cambia proprio modo di parlare, perché sì. Si acquisisce. Beh, Manzoni proprio... Manzoni fu un, come dire, tra coloro che è intervenuto in maniera importante nella formazione del linguaggio italiano. Noi non lo sappiamo, lo studi, se fai un esame di storia del pensiero linguistico ti accorgi che il signor Manzoni, nessuno ce lo dice, ma insomma lui... Forse dopo Dante, diciamo, è stato il maggior contributore alla formazione dell'italiano, almeno come lo parliamo oggi. Esatto. E quindi un impegno a risciacquare i panni in Arno, potrebbe dire, anche per chi, come lei, tutti i giorni ha a che fare con il mondo delle parole, delle voci e della mediazione culturale per le nuove generazioni. E proprio verso le nuove generazioni, Roberta, come madre consiglierebbe ai suoi figli di intraprendere la carriera di attori, di doppiatori? Oggi no, perché, ripeto, se tu pensi che... E oggi noi in Italia, se tu pensi che se c'è un ruolo di carattere poi improvvisamente ci abbiamo preso lei o lui perché è bella o bello, ma è come se è un carattere, voglio dire, quindi lo spazio è solo il passaggio in televisivo, perché magari sei apparso in televisione, il panorama è avvilente, a parte due o tre attori o due o tre attrici, insomma, siamo messi male, no? E loro stessi non hanno spazio per dimostrare il loro talento, anzi forse molti di quelli che ci sono, che sono bravi e che io neanche conosco, non hanno spazio perché prendono sempre quelli belli, quella bella, quella carciofa, la velina, con tutto il rispetto per le veline, poi magari li fanno doppiare perché tanto poi si aggiusta. Quindi perché? Diventa, come dicevo prima, molto frustrante, insomma, ma forse oggi in generale occuparsi d'arte, magari anche fare il pittore o lo scultore, oggi penso che sia peccato. Un settore mortificato che speriamo torni in auge, come i tempi in cui ha dato lavoro a tanti settori, pensiamo al cinema nel dopoguerra, cinema italiano era veramente ai primi posti livello internazionale. Come no. Roberta, noi la ringraziamo di questo suo contributo al nostro ciclo di interviste e soprattutto degli spunti culturali, degli insegnamenti che anche il giovane pubblico voglia trarre, insomma, da questo suo contributo. E da ultimo le chiediamo di mandare un saluto
a tutti i visitatori del nostro sito ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Certo, un saluto davvero cordiale, sentito, e spero che questa, se sono riuscita a trasmettere un po' la sensazione che davvero l'umiltà, in senso positivo, è la parte più importante del nostro atteggiamento di esseri umani, vorrei dire. E sono contenta, insomma, perché a questa cosa ci tengo molto e ci credo davvero.